Milano, capoluogo della regione Lombardia, torna ad ospitare il Working Day. È stata presentata qualche giorno fa la Sala Turismo di Palazzo Castiglioni, la seconda edizione di questa meravigliosa iniziativa che è dedicata per intero al Working che si terrà il 29 ottobre, tra un po' di giorni di tempo, da Piazza del Cannone. Un evento appartenente alla regione Lombardia, appartenente al Comune di Milano, che si rivolge a quelli che senza alcuna distinzione di età, di sesso o di altro motivo si sanno riappropriare dei propri luoghi, delle proprie città. È una proposta perché camminare è la pratica più semplice e più utile che fa bene anche alla salute. Una camminata al giorno, infatti, si dice e si mormora che allunghi la vita. Dunque, in questa Working Day, la giornata della camminata per eccellenza in quel di Milano, capoluogo della regione Lombardia, vi ricordo che è stata la bella Federica Fontana la madrina di questo evento per quanto riguarda la edizione di questo anno in cui ci troviamo a vivere 2017. La bella conduttrice televisiva di molte trasmissioni di Mediaset di molti anni fa, o meglio di pochi anni fa. Dunque patrocina questo evento così importante e al tempo stesso straordinario. Grazie e complimenti a Federica Fontana, un saluto e camminare fa bene, almeno una mezz'ora di camminata al giorno va fatta per far sì che il nostro organismo tolga le tossine negative e recuperi le energie e soprattutto le metta a frutto per allungarci la vita.